E io sono davvero felice di essere qui anche quest'anno, questa seconda edizione dell'House Garden Gallery, di portare l'arte nei giardini, nelle case private. Qui siamo all'interno della casa di Lia Lapolato, che è un'artista gussaghese di Ronco e che per il secondo anno ci apre la sua casa e il suo giardino, dove ha ospitato queste meravigliose opere, frutto di tanti artisti, che provengono un po' da tutta di tutto il nord Italia. Lancio un messaggio legato sempre a questo tema che è un po' il filo conduttore di quest'anno, ovvero l'ambiente. Noi siamo contenti, abbiamo sostenuto e appoggiato questa iniziativa. Siamo a Ronco e Ronco, lo dicevo prima parlando con gli artisti, è proprio una frazione che negli ultimi anni ha avuto il coraggio di diffondere l'arte, l'ha diffusa grazie a un suo concittadino, Ettore Marchina. Sono a ringraziare Lia per questa esperienza che ci offre, perché credo che sia davvero bella. Un grazie all'associazione Gussago, che ha fatto da tramite, da coordinatore, e ha promosso questa iniziativa. Un grazie davvero a tutti voi artisti e i complimenti, soprattutto per le opere che ci offrite in questa giornata.